Se dicessimo che lei è diventato attore un po' per caso, insomma, magari stupiremmo qualcuno, però a me risulta così, è vero o no? Ma sì, no, è verissimo, non lo racconto, nessuno ci crede quando dico, magari io non sono un attore, sono per caso. In realtà io sono un perito elettronico industriale e dovevo andare a lavorare in Brasile sui primi satelliti artificiali. Però dovevo anche fare il militare, allora ero molto giovane, ho scritto vengo fra un anno. Nel fare la domanda per fare il militare mi hanno scartato perché avevo una nonna, ma neanche lo sapevo, quindi primo nipote maschio, non sapevo cosa fare. Qualcuno mi ha detto perché non vai, non potevo andare in Brasile perché avevo rimandato, perché non vai all'Accademia? Pensavo fosse l'Accademia dei Cadetti di Modena o di Nisida, le cose, invece era l'Accademia d'Arte Drammatica. Curioso, questo signore mi ha preparato, ho fatto l'esame, mi hanno preso, mi hanno dato anche una borsa di studio, ho detto vabbè, un anno resto qui e da lì è cominciata questa catena di fantasia, questo gioco meraviglioso dell'attore. Sto sei compagna. Oh bella, ma certo, però insomma c'ho le mie idee. Prima ero trotskista. Che poi non è molto diverso dalla fantasia che usi per l'elettronica. Ogni tanto si incrocia pure in qualche film, mi Esatto, infatti risulta. sì, è vero. Beh, io non lascio mai le cose. Parli delle invenzioni, delle Sì, cose, sì, della perché niche. vabbè, famosa quella la giacca di Toys, del film Toys, appunto, di Barry Levinson, io l'ho costruita io, insomma, vabbè, insomma, è anche brevettata quella. Cioè, non ho mai abbandonato l'elettronica perché, ma non ho mai abbandonato la fantasia. Senta, di quel Giannini amatissimo, di Mimì, Pasqualino Sette Bellezze, insomma, l'ha portata alla soglia dell'Oscar. Lei ha nostalgia o no? Beh, sai, la nostalgia è il passato. A me non piace tanto ricordare il passato. Io vivo neanche nel presente, penso sempre al futuro e a quelle cose alle cose che farò. Non so quante ne potrò fare ancora, però quel periodo è quello che ti permette di affrontare il futuro in un modo diverso. L'esperienza che io ho fatto, il gioco che io ho fatto con Lina, con tutti i registi con i quali ho lavorato, devo dire sono stato anche molto fortunato, sicuramente mi hanno aperto una conoscenza maggiore, non tanto sul cinema, ma proprio sulla vita. Incontrare un regista è sì fare un film con lui, ma entrare dentro un tipo di vita che racconta la stessa favola che vuoi raccontare tu. Quindi è bellissimo scoprire, per esempio, la testa di Lina Wert Müller, così geniale, oppure Visconti, oppure Ridley Scott, oppure Coppola, oppure Fassbinder. Sono tutti mondi che, guarda caso, fanno tutti il tuo mestiere. Tu sei addirittura quello che diceva un grande teorico del cinema, il materiale plastico, la materia che loro devono poi plasmare per raccontare queste storie. Io insegno anche al Centro Sperimentale di Cinematografia, cioè la mia vita è proprio immersa di. Che cosa gli dice a questi giovani? Insegno recitazione, certo, gli dico, guarda che. Non è che con le cose che ti dico ti insegno ad essere Marlon Brando, a diventare Marlon Brando. Insegno che cosa vuol dire il piacere di questo mestiere e di sapere come scrivere il proprio libro, come essere capaci, essere unici nel racconto e usare il corpo e la voce come qualcosa di unico, di espressivo, che hai solo tu. E ai miei ragazzi al centro sperimentale dico, ragazzi, voi dovete seguire il vostro istinto, dovete avere coraggio, dovete sbagliare. Perché se c'è un errore, vabbè, fate come Pasqualino Sette Bellezze quando è preso, dice, vabbè, ho sbagliato, volevo scappare, ma avete pigliato. Ma se non è un errore, è qualcosa che comunque è una novità, è qualcosa che vi ha insegnato. Io sono un credente, io credo nel mistero, quindi ho fede, e proprio chi crede nel mistero non ha bisogno di penetrarlo. Ed è una grande sicurezza che tu hai. Anche perché il tentativo di curiosare proprio nel mistero non è necessario, perché ogni giorno noi abbiamo a disposizione tanti piccoli misteri da scoprire, che sono proprio la gioia del divenire. E il piacere della vita credo che sia quello di aspettare il domani e di capire che qualcosa comunque il domani ti dà. Hai capito? Non lo devi cercare. Quando cerchi è un affanno, ti manca qualcosa, invece devi pensare. Quello che mi manca mi arriverà. Questo è il mio pensiero.